Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Riflettori puntati su Galaxy Note 3 e Galaxy Gear, il nuovo orologio di Samsung che ci permette di interfacciarci con il Galaxy Note 3 e avere una vera e propria estensione dello smartphone in formato orologio. Prima di partire vi facciamo vedere l'hardware del Galaxy Gear. Galaxy Gear che è formato da un display 320x320 pixel, processore da 900 MHz proprietario di Samsung, 512 MB di memoria RAM, un connettore nella parte bassa che ci permette di andare a ricaricare il Gear attraverso una dock particolare e la possibilità di utilizzare la fotocamera che è posizionata qua sul lato del cinturino, fotocamera che fa foto a una risoluzione di 1366 pixel, quindi un pochino superiore all'HD. Abbiamo quattro viti frontali che ci permettono di smontare eventualmente il Galaxy Gear, chiaramente non vi consigliamo di farlo. Come vedete ci è arrivata una notifica su Hangouts in automatico, noi la potremo andare a vedere oppure ignorarla e dopo qualche secondo sparirà. Questo vale anche per altre notifiche. Abbiamo poi il tasto accensione e spegnimento che funziona anche come controllo S-Voice, premendolo due volte automaticamente attiveremo S-Voice. E ancora nella parte inferiore il cinturino può essere allargato semplicemente staccando questo pezzo di metallo dove vedete qui c'è questo piccolo foro coperto dal metallo, basta staccarlo e spostarlo sopra o sotto in un altro foro per allargarlo o stringerlo ulteriormente. La chiusura è metallica e all'interno della chiusura qui trovate l'altoparlante. Samsung Galaxy Gear infatti ci permette di ricevere e effettuare telefonate tranquillamente, chiaramente sfruttando la connessione dello smartphone. Altra cosa, nella parte laterale qui in alto troviamo un microfono che è il microfono reale di funzionamento, quindi per farci sentire dalla nostra persona con cui conversiamo. Come avete visto, Gear ci permette di avere un sensore di movimento che quindi quando lo abbiamo al polso automaticamente girando il Gear avremo la possibilità di visualizzare automaticamente l'accensione del display, quindi l'ora o altre informazioni. Prima di addentrarci in tutte le caratteristiche di Galaxy Gear, quindi vederne il funzionamento, ci focalizziamo un attimo sullo smartphone, ovvero il Note 3 e soprattutto nell'applicazione dedicata all'utilizzo proprio di Gear. Come vedete automaticamente Gear è connesso al nostro dispositivo, diciamo automaticamente, ma ovviamente è necessario fare una prima connessione attraverso il Bluetooth e poi automaticamente il telefono riconoscerà il Gear e si attiverà e quindi connetterà automaticamente nel momento in cui l'orologio è alla portata Bluetooth del Gear. Portata Bluetooth che vi diciamo subito è circa 25-30 metri in linea d'aria con conversazione attiva senza disturbi, ovviamente in linea d'aria quindi senza ostacoli nel mezzo, dunque una buona connessione per quanto riguarda la distanza. L'applicazione Galaxy Gear ci permette di andare a visualizzare il nostro dispositivo connesso, andarlo a disconnettere, a connettere nuovi Gear nel caso ne avessimo più di uno, andare ad eseguire un aggiornamento software e selezionare se aggiornare automaticamente lo smartphone o meglio l'orologio oppure manualmente. Abbiamo anche le informazioni sul codice modello e la versione software. Oltre a questo abbiamo tutta una serie di applicazioni e impostazioni che possono essere gestite direttamente dall'applicazione. Praticamente sono le stesse applicazioni, le stesse impostazioni o almeno simili che troviamo all'interno dell'orologio. Per esempio all'interno degli orologi noi come vedete abbiamo selezionato Pattern Digital, che è questo orologio che avete visto qui durante il video che cliccando ci cambia lo sfondo e quindi può essere gestito con estetiche diverse. Questo orologio in realtà non è presente nel Gear di default, ma lo abbiamo scaricato. Di default sono presenti tutti questi altri orologi che vedete e per esempio se andiamo a selezionare l'orologio qui come vedete meteo, automaticamente cambia su Gear. È interessante notare che è possibile anche disattivare la informazione sulla data o ancora andare a gestire per esempio il colore dell'orologio. Qui in questo caso abbiamo l'ora in arancione, ma se noi la vogliamo mettere in bianco automaticamente cambierà in bianco anche l'ora sul Gear. Almeno dovrebbe farlo, l'ha fatto fino adesso. Proviamo a spegnere e riaccendere.
tornando indietro forse con l'opzione la prende, infatti, scusate. Dunque è possibile intervenire su questi aspetti del dispositivo in maniera molto semplice e molto veloce direttamente dall'applicazione. Ovviamente ogni orologio avrà impostazioni diverse, in questo caso abbiamo un doppio orologio, quindi sarà possibile impostare la città, in questo caso sull'analogico è possibile mostrare la data e su quest'altro con le opzioni di collegamento è possibile andare a modificare per esempio le opzioni di collegamento. Quindi avere invece le fotocamera e svolse impostazioni altre opzioni. In questo caso magari lo selezioniamo e come vedete automaticamente cambierà e quindi noi potremo per esempio cliccare il tasto impostazioni per accedere velocemente alle nostre impostazioni, oppure il tasto fotocamera o il tasto chiamata e accederemo velocemente a tutte le impostazioni. Oltre a questo, ovviamente è possibile andare a gestire altri aspetti del gear. In particolare possiamo andare all'interno delle applicazioni. Il Gear infatti ha una serie di applicazioni accessibili tramite swipe che come vedete ci permettono di entrare in tutta una serie di programmi e visualizzare tutte le opzioni del dispositivo, che abbiamo per esempio una notifica non letta che è Hangouts e abbiamo la possibilità di visualizzarla come vedete pigiando ok direttamente sul nostro dispositivo. È interessante notare che proprio all'interno dell'applicazione Gear è possibile andare a modificare le opzioni delle singole voci. Per esempio su S-Voice è possibile andare a selezionare di rispondere alle chiamate in arrivo con la voce, di attivare la fotocamera, quindi effettuare lo scatto con la voce, oppure ancora andare a gestire tutta una serie di opzioni come per esempio la chiamata vocale, vedere come funziona per esempio l'invio di un appuntamento sull'agenda o altre informazioni che possono essere visualizzate all'interno delle opzioni. Per esempio il promemoria vocale, anche in questo caso è possibile gestire il trasferimento automatico dal telefono dall'orologio al telefono, è possibile selezionare il tipo di sintesi vocale, oppure per esempio nella galleria è possibile andare a riprodurre automaticamente il video oppure no, l'audio scusate, oppure no. Nei controlli multimediali è possibile selezionare automaticamente i controlli multimediali per quanto riguarda la riproduzione della musica, per esempio avanti e indietro, eccolo qua, avanti e indietro, pausa oppure stop, è possibile tranquillamente eseguirlo, oppure nel contapassi è possibile gestire altre opzioni sempre del contapassi. Oltre a questo, come avete visto, noi abbiamo questa carrellata di icone, quindi con l'orologio andando a destra notifiche, andando a sinistra rubrica, ma è possibile andare a posizionare una serie di applicazioni in maniera diversa. Dunque, se vogliamo per esempio le impostazioni più vicine e quindi accessibili in maniera più rapida, basterà selezionarle e come vedete dopo le notifiche abbiamo subito qua le impostazioni. Ovviamente con il tasto più è possibile andare a aggiungere eventuali informazioni all'interno della schermata gear, quindi per esempio come vedete qui non c'è in questo caso meteo, noi lo andiamo ad aggiungere e andiamo ad aggiungere per esempio anche il cronometro e l'archivio. Pigiamo fatto e dovremmo aver visualizzato qui adesso anche delle nuove opzioni che ci dovrebbero permettere di accedere, ecco qua, all'archivio, quindi a tutti i file, messaggi, hangouts che abbiamo ricevuto fino adesso, oppure ancora poter attivare il cronometro che avevamo visto poc'anzi e vedere le informazioni sul meteo. Dunque una perfetta integrazione dell'applicazione e l'orologio, quindi il Galaxy Gear. Oltre a questo è possibile ricercare il Galaxy Gear e accedere ad ulteriori impostazioni che in questo caso sono specifiche del telefono in relazione all'orologio, quindi per esempio andare a gestire le notifiche. Questa è importante, questa opzione, in quanto Gear permette di visualizzare notifiche di tantissime applicazioni. Qui come vedete abbiamo quelle che sono installate, manca tra queste WhatsApp che abbiamo installato, ma come avete visto purtroppo non accede a quest'area notifiche, almeno per il momento. Chiaramente aggiungendo nuove applicazioni, andando
a visualizzare magari applicazioni che verranno create per Gear o aggiornamenti di applicazioni, probabilmente ci saranno delle nuove opzioni che potrete aggiungere direttamente da questa area di notifiche. È possibile andare a gestire la pressione doppia del tasto on, quindi come abbiamo fatto adesso, per lanciare S-Voice, ma se a voi S-Voice non interessa perché non vi serve, potrete per esempio andare con un doppio tap ad aprire la parte dedicata, non so, al timer piuttosto che alle notifiche o altro ancora. È possibile poi andare a gestire i movimenti, quindi trasferimento intelligente quando mandiamo praticamente l'applicazione dall'orologio al telefono, semplicemente sollevando il telefono, o il movimento sveglia, quindi l'attivazione di Gear sollevando il braccio, come abbiamo visto poc'anzi. Interessante notare come all'interno però di Samsung Apps ci siano già una serie di applicazioni per Gear. Come l'orologio che abbiamo scaricato prima, abbiamo fatto vedere, ci sono delle varie sezioni dove troviamo intrattenimento, quindi la radio su Galaxy Gear, salute e fitness con MyFitness e RunKeeper, non Runtastic, scusate, e sono applicazioni che possono essere scaricate in questo caso gratuitamente. Ben 19 sono i megabyte per questa applicazione. In realtà non sappiamo esattamente al momento se l'applicazione sia storata effettivamente solo sul telefono o se ci siano dei byte che vadano anche all'interno dell'orologio. È interessante però anche vedere come ci siano applicazioni sociali o stili di vita con per esempio il nostro Evernote. Evernote è un programma di note molto interessante che viene, come vedete, visualizzato e gestito proprio come l'interfaccia Gear. In questo caso è molto più piccolino, sono 636 byte, perché comunque è un programma già presente all'interno della suite Note 3 e quindi non importa, non sta scaricando tutto il programma, ma semplicemente sta scaricando l'estensione del per Gear, mentre nel caso di RunKeeper, non essendo installato su Note 3, sta scaricando tutto il pacchetto applicazioni. È poi possibile andare all'interno delle utilità ce ne sono veramente tante, ma soprattutto, come avete visto, nelle utilità sono presenti anche gli orologi in questa famiglia di applicazioni. Orologi che sono quelli che abbiamo fatto vedere poc'anzi e quindi per esempio quello che abbiamo scaricato per prova, ma potete scaricarne altri, al momento soltanto questi 10 sono presenti. Non abbiamo dubbi che nel giro di qualche settimana o qualche mese ci saranno molte altre applicazioni interessanti sempre per Gear. Questo dunque è praticamente come viene gestita l'applicazione Samsung Smart Watch, quindi Gear Manager, all'interno del telefono. Ovviamente è tutto poi fattibile, ecco qua, qui abbiamo lanciato, come vedete, qualcosa, cioè è partito RunKeeper, quindi l'applicazione che abbiamo installato, che adesso potremmo trovarla. In questo caso l'orologio, dicevamo, ha una serie di opzioni che possono essere gestite in punta di dito. Con uno swipe dalla schermata home, dalla schermata orologio, entriamo all'interno della schermata fotocamera. In questo caso la fotocamera ci permette di effettuare un tap per autofocus e seguito scatto. Con uno swipe da una parte si entra all'interno della galleria fotocamera e è possibile effettuare anche il pinch to zoom. Considerate che le foto possono essere anche condivise. Per condividerle è necessario installare una estensione sociale. In questo caso noi abbiamo installato Evernote e quindi avremo la possibilità di condividerle con Evernote. Con uno swipe dall'alto si torna in su, oppure si può trasferire l'immagine dal Gear al telefono. Infatti il Gear ha una memoria interna sua che quindi ci permette di archiviare le foto direttamente all'interno del Gear, che poi possono essere automaticamente portate all'interno del Note 3. In questo caso, come vedete, è stata inviata la foto e qui abbiamo la cartella Gear dove sono presenti le immagini che abbiamo scattato. Qui abbiamo una foto fatta adesso, qui un'altra invece di piante. Le foto hanno una dimensione poco superiore all'HD, perché stiamo parlando di 1392x1392 pixel. Oltre alle foto è possibile anche effettuare dei video e i video hanno una durata di 10 secondi. In questo caso proviamo a fare un video abbastanza breve. Vediamo se è presente anche l'autofocus durante la registrazione del video. I 10 secondi sembrano ormai finiti.
noi possiamo 15 secondi, scusate, non 10, ci ricordavamo male, diamo pausa, cioè cliccando, e andiamo quindi a chiudere il video. E anche in questo caso è possibile trasferirlo dall'orologio al telefono. Qui, come vedete, stiamo vedendo la percentuale di trasferimento, mentre trasferisce comunque ci possiamo spostare all'interno delle varie schermate. Andiamo a vedere il video che abbiamo girato, lo andiamo a cliccare. Video che sembra avere un audio molto alto, in realtà c'era un po' di ritorno nel video, la qualità del suono non era incredibile, ma sembra che comunque il video sia discreto. Ovviamente poi metteremo magari qualche prova all'interno della recensione completa. Abbiamo poi la possibilità di ripristinarlo e altre opzioni sempre del gear. È interessante vedere poi come S-Voice ci permette di gestire chiamate o per esempio scrivere memo o ancora impostare sveglie e altro. Come funziona? Basterà cliccare il nostro microfono, chiama Giuseppe. Nella rubrica ci sono due Giuseppe. Come vedete è possibile selezionare il Giuseppe che vogliamo chiamare, perché ci sono due Giuseppe all'interno della rubrica. È poi possibile selezionare il numero diverso, qui basta dire cellulare, ora abbiamo parlato probabilmente sopra e quindi non riuscirà a capire. Sto chiamando Giuseppe Spina. Invece forse ha capito, vediamo un po'. La chiamata viene gestita dal telefono, chiaramente non ha la SIM il gear, ma quello che sentite adesso è il suono del gear. Noi andiamo ad attaccare e aspettiamo che arrivi la telefonata. Come vedete la chiamata viene visualizzata in tutti e due i dispositivi, con uno swipe accettiamo ed ecco che siamo connessi con Giuseppe. In questo caso la chiamata viene gestita direttamente dal telefono, dice ciao Giuseppe, ci senti? Allora, stai chiamando? Sì, ti ho chiamato perché sto provando il gear e stiamo facendo una telefonata direttamente dal gear. Come mi senti? Perfetto. Ok, benissimo. Mi provi anche a mandare un SMS appena riattacchiamo? Va bene. Qui in chiamata abbiamo anche, come avete visto, i controlli, ovviamente ha già riattaccato, no, eccolo qua, abbiamo i controlli per il volume, in questo momento è al massimo, e abbiamo poi la possibilità di trasferire la chiamata dal gear al Note, oppure disattivare il microfono, oppure andare a gestire il tastierino numerico per effettuare altre chiamate. Ok Giuseppe, puoi riattaccare, siamo a posto. Mandami un messaggio. Ciao ciao. In telecamera non sappiamo esattamente con quale audio sia arrivata la registrazione, anche perché avevamo il microfono abbastanza lontani, però abbiamo provato a fare chiamate di circa 7-8 minuti, provando appunto il gear, e non abbiamo avuto problemi nel farci sentire, anzi chi ci sentiva ci ha sentito sempre molto bene, ma più che altro anche la qualità con cui si riesce a ascoltare da questa cassa è abbastanza gradevole. È arrivato un messaggio, lo possiamo visualizzare sul gear o sul Note, qui lo vogliamo visualizzare sul gear, e qui test SMS gear by HDblog, noi possiamo in alto gestire le impostazioni per chiamarlo o rispondere vocalmente, quindi è per esempio possibile andare a rispondere attraverso le funzioni vocali, oppure ancora è possibile mostrare sul dispositivo e come vedete automaticamente noi apriremo senza toccare il telefono l'applicazione SMS sul dispositivo. Gear è dunque un dispositivo che in questa anteprima, diciamo, recensione ci è piaciuto, ci sta piacendo. È possibile chiaramente entrare nella rubrica e gestire tutte le altre funzioni che abbiamo visto fino adesso. Appunto, con le prove che abbiamo fatto non ci sono grossi problemi nella gestione delle chiamate, si riesce a fare tutto senza particolari problemi e la qualità audio è piuttosto buona, soprattutto anche la connessione con il dispositivo a metri di distanza non ha nessun tipo di problema.
Consigliamo il Gear, diciamo che è un gadget sicuramente molto cool, molto particolare. Il prezzo non è bassissimo, si parla di 299 euro ufficiale italiano. Con questa video recensione è tutto per Galaxy Gear, lo vedremo poi durante la recensione completa, soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria, che in questo momento lo stiamo usando da diverse ore ormai, ma soprattutto abbiamo fatto almeno 15 minuti, forse 20 non ci siamo arrivati, comunque abbiamo fatto almeno 15 minuti di telefonate e la batteria in questo momento dovrebbe essere ancora piuttosto carica, 64%. Un saluto a tutte le lettori di HD Blog, da Niccolò.